paeseroma.it. Io sono Leonardo Angelucci. Stasera siamo in un bellissimo posto, Torre Senotega, a Montelibretti nel mio paese, per parlare del Natale, soprattutto insomma di musica, di arte, di video, videoclip. Insomma, siamo in tema natalizio, quindi del mio nuovo videoclip che si chiama È Natale. Okay. Ma parliamo un po' del singolo, l'idea di una critica al consumismo fatta però in chiave ironica. Come mai questa idea di celebrarlo così? Ma l'idea è venuta insieme a Marco Mari e ad Andrea Vitiello, insomma sono stati gli artefici veri e propri del video del Natale e anche degli altri video, come quello di Sedile Posteriore, Capigliatura, Contemporaneamente. Quando ci siamo trovati a dover sviluppare il soggetto vero e proprio e la sceneggiatura del video, partendo dall'idea già critica della mia canzone, quindi si è pensato: perché non fare un videoclip in stile film natalizio americano anni 80 e tirar fuori questa figura decadente del Babbo Natale, divanista, ormai abituato a vedere solo la televisione, a seguire le pubblicità, e quindi un Babbo Natale che ormai ha perso lo spirito del Natale, se non fosse per l'elfo di casa che lo cura ancora, per rappresentare proprio questo amaro in bocca che il Natale, un po' sotto il lato prettamente consumistico, ci lascia, se pensiamo a tutto il materialismo che tira fuori dalle nostre persone, no? Fusco? Germano. Ecco, che recita nei panni di... Niente, ma convolto a fare Babbo Natale. Babbo Natale. Io non volevo, ma ricattato. Bisogna dire che Germano è un grande artista, lui è un liutaio da 25 anni quasi ormai. Io stasera suonerò per la prima volta con la chitarra che lui mi ha fatto per Natale / compleanno, un'altra collaborazione artistica. Ecco, anche tutto. Non lo svegliamo subito, Leonardo, il finale? Ma no, non lo svegliamo, però lasciamo, diciamo, tu dovresti sapere come va a finire, insomma, perché anche tu stavolta sei coinvolto, non sei solo giornalista. Ebbene sì, un creditore mistico. Esatto, esattamente, no? Ti ritrovi alla fine a comprare lo spirito del Natale, quindi sei ormai definitivamente proprietà del consumismo, anche a livello cinematografico, non solo a livello musicale, come dicevo nella canzone, no? Ma come ho fatto a corromperti Babbo Natale? Beh, diciamo che insomma era un po' alta tipo così, diciamo di... Era credibile? Sì, se non fosse stato per quel rompicoglioni... Chi? L'elfo che è? Nome e cognome? Fabio Mancini, buonasera a tutti. Beh, era il mio compito, caro Babbo Natale, dovevo difendere lo spirito vero del Natale per chi ancora ci crede, come me, giustamente, insomma. Te non devi vendere così a primo che passa, a primo creditore mistico che passa, vendi lo spirito del Natale. Ho fatto bene a cercarlo di difendere. Il pezzo è anche vanta anche di due collaborazioni, una di Alessandro Monti, violinista di Area 765, ex Rattila Sabina, e la voce di Daniele Coccia Peifelman del Muro del Canto, insomma. Nel Muro del Canto, gruppo famosissimo del centro Italia, possiamo dire di tutta Italia, però si connota anche per questo accento fortemente romano, intriso di romanità. Siamo romani, quindi cantiamo in romano. Stavo con lui quando ha registrato il disco, era la canzone che ci piaceva di più, a me piaceva di più, ho detto quale me vuoi fa, adesso mi ritrovo qui pure stasera a vedere il concerto, quindi mi fa piacere esserci e stare nel disco che andrà benissimo. Adesso dobbiamo fare uno dei ringraziamenti più importanti di tutti. Ai primi posti c'è Michelangelo, ma soprattutto c'è paeseroma.it che ci ha permesso la realizzazione di questo videoclip, quindi insieme a tante altre collaborazioni, con il supporto sia tecnico che poi anche del personale, quindi prestandoci questo formidabile attore scoperto, diciamo, rivelazione dell'anno nel mondo del cinema. È proprio lì che ho capito di aver sbagliato tutto nella vita. Avrei dovuto fare altro. Chi sceglie la strada della gavetta, cioè senza scorciatoie, quindi la strada fatta di concerto dopo concerto, in lungo e in largo per l'Italia, dal baretto più infimo della provincia al palco... Non è questo, ovviamente. No. Le risposte arrivano piano piano, arrivano, ecco, dai lavori come quello fatto con Marco Mari. Il regista. Ma anche, ecco, per strada, alla fine il vero musicista si vede poi sul palco, come si suol dire, no? Un tour che è ancora lungo e ovviamente che deve arrivare a tutta la penisola, ecco, questo è l'augurio che ti facciamo, Leonardo. Siamo stati a Ferrara, a Bologna, a Trieste, siamo stati nelle province del Lazio nel primo mese di promozione, abbiamo fatto una bellissima presentazione a Roma
all'Asino che vola il 19 ottobre quando è uscito il disco. Sarò a gennaio il 4 e il 5 per due date in Liguria, però in acustico, ma il prossimo concerto in elettrico, quindi con la band come siamo stasera qui a Torre Senoteca, sarà l'11 gennaio, che la sera poi è il mio compleanno, quindi facciamo un birthday party alle mura a San Lorenzo, e poi insomma continueremo, andremo in Puglia, andremo in Campania, andremo in Sicilia, in Basilicata e in Sardegna. Voglio fare un ringraziamento particolare a paeseroma.it, grazie di cuore, perché insomma di progetti che danno credito a giovani emergenti, alla musica originale, insomma ce ne sono pochi, e io veramente vi ringrazio tanto per il supporto.